sono sempre Victor Laszlo 88. Benvenuti in un nuovo appuntamento con Vic Series, l'angolino del mondo dedicato alle serie TV. E per iniziare voglio mostrarvi tre magliette che trovate sul sito di t-shirt www.pampling.com. Sono molto molto carine, ormai sapete che io collaboro con Pampling già da quasi 3 anni. È già passato così tanto tempo, mamma mia quanto mi sento vecchio. Se vi interessa vederle con il 15% di sconto, potete utilizzare la fase di acquisto, il mio codice sconto VILASLO che trovate qui in sovrimpressione. E questo vale non solo per le magliette che vi ho appena mostrato, ma anche per tutti i prodotti che trovate in generale sul sito. Approfittate. Allora, ciao, ci iniziamo subito col video di oggi. Sigla! Allora, mi scuso se l'audio è un filino più rimbombante del solito, ma ho dimenticato il microfono dalla svetta, me lo deve portare, però avevo un po' di tempo libero e mi spiaceva sprecarlo. Quindi lo so, c'è un po' di eco, ma non dovrebbe essere poi così fastidioso. Purtroppo non posso insonorizzare la stanza in cui registro, conto di affittare uno studio il prima possibile, così la qualità farà un balzo, anche perché io ho un parco luci pronto da mesi. Ma il problema è che non posso montarlo perché registro in casa e non posso lasciare le luci in giro, e siccome non ho mai molto tempo, è più il tempo che ci metto a montarle e smontarle che a fare la recensione, quindi le userò quando avrò lo spazio apposito. Allora, oggi voglio parlare di una serie TV che in Italia è stata distribuita su Netflix, che mi ha letteralmente sconvolto. Mi riferisco a The Haunting of Hill House, o se preferite semplicemente Hill House. Allora, è una serie horror che ha a che fare con il soprannaturale, quindi è uno di quegli horror ricchi di jumpscare, con per appunto i fantasmi, le presenze. Il punto è che rispetto al 90% dei film horror che escono ultimamente è oro puro, seriamente. Il jumpscare come tecnica a me non fa impazzire, perché quella che ti procura è una paura chimica. Se io sono sovrapensiero che sto mangiando un gelato e arriva mia zia che da dietro mi fa "Buh!", io mi spavento. Perché? Perché quello è un segnale del cervello che interpreta un potenziale pericolo. Non è il tipo di paura che io vorrei provare guardando un prodotto audiovisivo horror, ma in questa serie tutti i jumpscare sono abbastanza ben utilizzati, hanno tutti un senso dal punto di vista narrativo. Difficilmente ci sono jumpscare che riguardano qualcosa di esterno ma che non ha a che fare con la narrazione, tipo il gatto che all'improvviso irrompe in scena. No, sono tutti jumpscare dati dalle presenze che popolano Hill House. Comunque, facciamo un piccolo passo indietro, farò spoiler, quindi se non avete visto la serie vi sconsiglio vivamente di proseguire la visione di questo video, perché quando parlo di serie TV faccio sempre spoiler fin dall'inizio. Mi viene più comodo, lo preferisco, ormai lo sapete, sono anni che lo faccio, quindi siete avvisati. Allora, perché questa serie è diversa rispetto al solito? Anzitutto perché non sono poi così tante le serie di stampo horror che mirano effettivamente a inquietare e spaventare lo spettatore. È diversa perché è scritta e diretta da Mike Flanagan. Mike Flanagan è un regista di film horror che ha una visione del genere tutta sua particolare e molto molto classica. Lui gira gli horror come li giravano i grandi maestri del genere anni fa. E penso ai vari Bava, Fulci, non voglio paragonare Flanagan a Bavo Fulci, dico solo che è più uno che segue la loro scuola piuttosto che la scuola un po' più contemporanea. È più simile a James Wan, se vogliamo. E sinceramente io trovo che abbia diretto alcuni film molto interessanti, da Il terrore del silenzio, che a me è piaciuto un sacco e che dovreste trovare su Netflix, perché se non sbaglio in Italia è stato messo su Netflix e dovrebbe esserci ancora. Poi ha diretto, ok, Ouija 2, che non era questo granché, ma comunque era superiore al primo e si vedeva la mano di un autore. Tra l'altro la protagonista, la madre delle due bambine in quel film, era Elizabeth Reeser, che vediamo anche in Hill House nel ruolo di Shirley, è un po' il suo feticcio, se vogliamo.
ha già collaborato con lui più di una volta, e poi ha diretto anche ad esempio Somnia, che era un film horror molto particolare, molto gotico anche, infatti era prodotto a Guillermo del Toro, che posso capire che tipo di fascino abbia visto in quella pellicola, e siccome il nome del Toro era scritto a caratteri cubitali, ancora in tanti pensano che Somnia sia di Del Toro. No, è di Flanagan. Comunque sia, Flanagan è perfetto per raccontare una storia di fantasmi di questa levatura. Ma dove affonda le proprie radici The Haunting of Hill House? Allora, è tratto da un romanzo di Shirley Jackson, conosciuto da noi anche come Gli Invasati, da cui vennero tratti due film. Allora, Shirley Jackson è un'autrice che spopolava negli anni 50 e 60, il romanzo in questione del 59, e lei è stata la massima fonte di ispirazione insieme a Lovecraft per Stephen King. Se voi leggete un qualunque racconto romanzo della Jackson e poi andate a leggervi i racconti e i romanzi di Stephen King, potete notare quanto King rispetti quell'autrice e quanto abbia preso da lei. Non a caso The Haunting of Hill House è molto simile a Shining, sia al film che al romanzo. Perché? Perché lo stesso Shining dipendeva tanto dalle opere della Jackson. Quindi Flanagan ha voluto omaggiare più di un artista con questa sua opera. I film che erano stati tratti dal romanzo da Jackson sono rispettivamente Gli Invasati degli anni 60, film molto molto inquietante, ovvio, rivisto oggi forse difficilmente si potrebbe provare paura, ma con quel bianco e nero, con quelle interpretazioni, io lo trovo sempre ancora dannatamente affascinante. E poi negli anni, credo fosse la fine degli anni 90, Haunting Presenze, con Catherine Zeta-Jones e Owen Wilson, film che all'epoca era stato elogiato per i magnifici effetti visivi, ma che era una merda totale. L'unica cosa buona che abbia fatto quel film è stato ispirare la linea principale della parodia che è scaturì con Scary Movie 2, perché per il resto era un film orribile. Ecco, no, c'è anche un'altra cosa molto interessante, ovvero Catherine Zeta-Jones che abbagliava con la sua bellezza, e quindi diciamo che The Haunting of Hill House è una trasposizione abbastanza audace, perché con il romanzo della Jackson non ha praticamente niente a che fare, la trama di base è completamente, totalmente, inequivocabilmente diversa. Ma nonostante ciò, le atmosfere che potevamo ritrovare nel romanzo, in cui tutto era in bilico tra realtà e fantasia, perché il grande dubbio era Eleanor che era pazza oppure veramente c'erano le presenze, perché anche l'autrice effettivamente lo mette in dubbio in più di momento, il finale che diceva se anche ci fosse mai stata una presenza a Hill House, non so se ci fosse mai stata una presenza a Hill House, ma da quel momento in poi ci sarebbe stata, era una cosa del genere, se non ricordo la frase principale. Dicevo, quindi nonostante ciò comunque le atmosfere ci sono, cioè tutte le atmosfere, il grottesco c'è, anche l'atmosfera molto gotica nella serie c'è. Poi Flanagan si è divertito a citare i vari personaggi originali, anche se vengono ripresi in maniera completamente differente nella serie. Ad esempio nel romanzo Eleanor veniva invitata a Hill House dal dottor Montague. Il dottor Montague c'è nella serie, ma è lo psicologo di Nell, non è il dottor Montague del romanzo della Jackson. Però già il fatto che ci sia uno psicologo che si chiama dottor Montague è una bella citazione, per far capire che comunque Flanagan sa chi è il dottor Montague, ha letto il romanzo della Jackson, ma ha voluto seguire un suo percorso, e moltissimi cinefili questa cosa la troverebbero da sburro, perché ho sentito un sacco di persone che si definiscono cinefili a dire sì, ma la trasposizione è una cosa personale del regista, non deve avere necessariamente a che fare col romanzo originale, cosa che in casi come questo posso capire, perché è dichiaratamente ispirato
questo prodotto al romanzo. Ma quando ci sono film che vorrebbero sfruttare un brand e poi fa qualcosa completamente diverso che fa pure cagare, allora lì un po' mi incazzo di più. Ma questo è un altro discorso che sarebbe troppo lungo da svolgere in questa sede. Comunque sia, io ho trovato un po' di difficoltà a guardare la serie all'inizio perché non capivo dove andasse a parare ed era molto lenta. Io sono una di quelle persone che la lentezza non la considerano un difetto. In una serie, però, rispetto a un film, può effettivamente essere più che un difetto un ostacolo. Però siccome vedevo del potenziale, ho detto, io continuo. Non mi faceva impazzire l'idea che le prime 5 puntate raccontassero lo stesso periodo di tempo, ma dal punto di vista di ciascun personaggio. Solo che poi, man mano che andava avanti, il tutto si faceva molto più interessante. Poi, siccome io l'ho finita prima della Svet, e la Svet la sta guardando adesso, e io la sto riguardando con lei, ho notato delle cose che naturalmente, non sapendo cosa sarebbe venuto dopo, al momento in cui stavo guardando le prime puntate non avevo notato. Ci sono tutti gli indizi che portano al finale. Se la riguardate vi rendete conto come fin dall'inizio Flanagan ti stia portando verso l'inevitabile conclusione della vicenda. È pazzesco, è pieno di indizi che però naturalmente lo spettatore non può cogliere, ed è bello pensare quando arriva il finale cose come oddio, è per questo che era successo quella cosa, capito? È una cosa che ho personalmente molto apprezzato, e devo dire che in più di un momento, se proprio non ho avuto paura, mi sono comunque sentito ben più che inquietato, perché comunque alla fine è un tipo di messa in scena classica quella che utilizza Flanagan, ma la rende molto sua, la rende molto molto personale, e questo l'ho apprezzato. La regia è meravigliosa e la puntata 6 è da far vedere nelle scuole di cinema, perché è tutta un piano sequenza. Ora, si tratta di un piano sequenza artefatto, ovvio, ma il punto è che un piano sequenza artefatto non è che sia facile da fare, cioè riuscire a far credere allo spettatore di star guardando un episodio completamente girato in piano sequenza, quando in realtà non è propriamente così. Nascondi il fatto che sia artefatto, e credo che questa sia una delle caratteristiche principali del cinema. Il cinema è finzione, ma è quella finzione che si avvicina alla realtà. Cioè tu, è un po' come il trucco del mago, tu sai che c'è il trucco, ma molto spesso non lo vedi. È questa la bellezza. A me non frega niente che piano sequenza sia artefatto. Però del cielo, quello della terza stagione di Daredevil, quel famoso piano sequenza di cui si è già parlato, non è artefatto. Tanto di cappello, ma non ha meno valore rispetto a quello che ha inserito qui Flanagan. Poi c'è un punto in cui in realtà c'è proprio un cambio e lì è manifesto. Però in realtà io credo che quella puntata sia stata molto ambiziosa, perché non ti accorgi subito con piano sequenza. Io dopo 10 minuti ho detto, aspetta, ma ha staccato la macchina da presa? Ma io non me ne ero accorto. Guardando, mi sono reso conto che qualcuno aveva detto, no, ma c'è un piano sequenza, una puntata quasi tutta in piano sequenza che è mostruosa. Quando me ne sono reso conto, ho detto, porca puttana. Ma al di là del piano sequenza, tutta la regia di The Haunting of Hill House è veramente maestosa. È la regia di Flanagan, è una regia che omaggia un tipo di horror che ormai è stato imbastardito da tantissimi espedienti che lo hanno reso un po' un filone per bimbi minchia, nel senso che sono quei adesso io uso il termine bimbi minchia in modo scherzoso, però io dico quegli espedienti, quegli horror, ok, che sono fatti appositamente per spaventare i ragazzetti che in sala fanno casino e si tiene il popcorn insieme, ogni tanto si spaventano. Quindi questa cosa la odio. Andare a vedere un qualunque horror adesso sotto Halloween è uno strazio, veramente. Cioè, quante volte in sala magari mi devo girare a dire adesso basta cazzo, perché io voglio vedere il film, e non vengo neanche ascoltato, perché io per loro sono un vecchio di merda, ma me ne rendo conto di questa cosa. Comunque apprezzo che Flanagan abbia voluto creare una serie, che poi in realtà è una miniserie, ma a questo ci arriviamo, che fondamentalmente tratta una tematica strabusata, quella delle presenze. Ma il punto è che la tematica delle presenze è sviluppata in una maniera molto originale. Abbiamo 5 fratelli, di cui 2 gemelli, maschio e femmina,
che sono stati trascinati dai genitori in questa casa, questa Hill House, la residenza Hill, dai genitori per appunto che avevano fatto questo investimento, l'avevano comprata per poi rivenderla dopo averla messa a posto, però la casa non sembrava molto d'accordo. E dopo che è avvenuto questo avvenimento, che rimane un mistero vero e proprio fino alla fine, perché la madre è morta e il padre li ha portati via perché è successo qualcosa alla madre, ma non si capiva che cosa, ecco, anche dopo loro hanno vissuto le loro vite in funzione di ciò che è accaduto quella notte. Tutti, dal primo all'ultimo, sono stati condizionati, perché Steve, che è un po' il vero protagonista, il maggiore, è diventato uno scrittore di romanzi horror e il suo più grande successo era il racconto di quello che era avvenuto a Hill House. Anche se lui non ci crede, non crede che c'entri i fantasmi, crede piuttosto che ci sia una malattia mentale congenita che a un certo punto esplode in ogni membro della famiglia. Però in realtà lui lo dice, ma non sempre, cioè lui ci crede fermamente, però con gli occhi, quando quel suo sguardo ti dice il contrario, cioè lui nel suo subconscio sa perfettamente che c'è qualcosa che non va, ma non è abbastanza forte per affrontarlo. Shirley è diventata un'impresaria di pompe funebri e quindi per lavoro ricompone i morti. Per questo, perché? Perché quando aveva visto la madre nella bara e l'aveva vista così serena, era rimasta colpita e l'impresa del proprio fruttore ha detto: questo è il mio lavoro, io cerco di rendere la morte meno dolorosa. E allora aveva intrapreso questa carriera. Theodora è diventata una psicologa infantile. I due gemelli, poverini. Uno è diventato tossicodipendente, Luke, e Nell, che è quella che, insomma, fa iniziare la storia vera e propria, aveva sposato questo tecnico del sonno che poi era morto di aneurisma, aveva vissuto varie fasi depressive, finché a un certo punto, all'inizio della prima puntata, all'inizio della serie, non si impicca, ruota tutto intorno alla morte di Nell. Perché si è impiccata? Perché prima di morire ha chiamato il padre dicendo che per l'appunto lei aveva visto di nuovo la fantomatica donna col collo spezzato, questa donna impiccata che dondola davanti a lei, ogni tanto urla e che l'ha sempre terrorizzata fin da quando era bambina. Quando in puntata 5 si scopre chi è la donna col collo spezzato, io ho passato i 5 minuti successivi alla fine puntata così davanti allo schermo, perché neanche in un milione di anni ci si potrebbe arrivare. Al massimo lo capisci poco prima che succede quel che succede, perché Nell torna a Hill House perché per tutta la vita non era riuscita a staccarsi a quel terribile ricordo, e la casa la inganna e vediamo la madre di lei, il fantasma della madre di lei, che la spinge dalla balconata, e lei si era legata inconsapevolmente perché neanche si ricordava, aveva fatto questo cappio intorno al collo, e finisce impiccata e il suo fantasma inizia a attraversare vari piani temporali e ogni volta finisce impiccato di fronte a se stessa del passato. Quindi la donna col collo spezzato che lei ha sempre visto nel corso della sua vita era lei mentre moriva. È geniale, è straziante, è terribile, è una fine di merda. Io l'ho adorata questa cosa, l'ho adorata per quello che dicevo: oh, ma quanta bellissima e genuina cattiveria. Cioè lì capisci che Hill House è un luogo mostruoso, perché in realtà non sono i fantasmi il problema, i fantasmi sono un'emanazione della casa, perché è la casa il male più puro. Ora, questa è una chiara, cioè è un chiaro riferimento, o meglio, è l'Overlook Hotel che è un riferimento a Hill House, se vogliamo, di Shining, però è quello che fa l'Overlook Hotel, non sono tanto le presenze dell'Overlook Hotel, è l'Overlook Hotel stesso il male. Però poi, arrivati al finale, ci si chiede: ma Hill House è effettivamente il male più puro? In realtà, io credo che Hill House sia l'emanazione di qualcosa che gli esseri umani non possono comprendere. Perché è vero, fa del male, ma non capiamo se fa del male perché sia il male puro, semplicemente magari è un'entità che ragiona in una maniera completamente diversa rispetto a quelle cui ragionano gli umani, e quindi quello che per noi è male, per quell'entità è qualcosa di diverso. Perché poi alla fine c'è una sorta di misericordia, se vogliamo, perché il padre decide di sacrificarsi per ricongiungersi alla moglie
e alla figlia morta da poco. E quella scena con lui che va nella stanza rossa, che è lo stomaco, come dice Nell, della casa, è molto potente. Qualcuno ha detto: ah, ma questo finale è una cazzata. Invece, secondo me, è un finale perfetto. Cioè, io ho trovato bellissima l'idea che alla fine il padre, che per me è il vero eroe della storia, decida di salvare i figli, facendo ragionare la presenza, il fantasma della moglie, che voleva farlo del male perché era convinta di poterli svegliare dal dolore. Dice: se loro rimarranno qui come presenze, non ci sarà dolore, non ci sarà nient'altro. E lui dice: sì, ma non godranno neanche alcun bene. Questa cosa mi è piaciuta. Il padre, che è interpretato nella sua versione da giovane dal bambino di E.T. Elliot, sì, lo so, è una cosa che, se non sapevate, potrebbe sconvolgervi. Ha sconvolto anche me, che l'ho scoperto dopo che l'ho finita. Oddio! Mi ha detto qualcuno nei commenti, non ci volevo credere, e effettivamente è lui. Il padre è il vero eroe, perché viene additato da tutti come un pazzo, uno stronzo, perché non ha mai raccontato cosa è successo. Lui non l'aveva raccontato per evitare che i figli cercassero di tornare ai Laus, ma una volta che sono cresciuti capisce che non può evitarlo. Con la morte di Nell lui capisce perfettamente questa cosa, e io l'ho amato il personaggio del padre, che peraltro nella sua versione più anziana è interpretato dal grande Timothy Hutton, che è stato bravissimo, veramente. Altri due personaggi che mi sono piaciuti da impazzire sono i Dudley, i due custodi, marito e moglie della casa, che hanno perso la figlia la notte in cui la madre della famiglia Crane è impazzita, perché aveva dato da bere il tè col veleno per topi ai due gemelli per liberarli. Ma il punto è che loro due non avevano, e c'era anche la figlia, perché per tutto il tempo il piccolo Luke, uno dei due gemelli, parla di questa bambina Abigail che lui conosce e che vive nei boschi e che si pensa sia una presenza. In realtà è la figlia dei due custodi, solo che noi non sappiamo subito che è la figlia dei due custodi. È immaginabile a un certo punto, però quando mostrano cosa è successo, fa vedere che la bambina beve il tè prima dei due gemelli, inizia a star male finché non muore, e alla fine diventa anche lei una presenza da casa. I Dudley chiedono al padre di famiglia di non dire nulla, altrimenti andranno alla polizia. Ma non è una minaccia, è semplicemente una richiesta implorante di lasciare in pace. Loro vivranno più, andranno più spesso a Hill House, perché la presenza, il fantasma della loro bambina è lì. E la scena con il vecchio Dudley nel presente, che porta la moglie morente a Hill House per morire con lei, è meravigliosa, perché alla fine loro, pur di stare tutti insieme, rimangono come presenze di quella casa. E alla fine il finale non è così straziante, perché alla fine in Hill House si trova un equilibrio. Le persone che la credevano malvagia accettano di farne parte, e in realtà si capisce che non è esattamente il male puro come viene detto, è semplicemente una realtà, un qualcosa di differente che gli esseri umani, con le nozioni che possiedono, non possono comprendere. E questa cosa, secondo me, è geniale perché è un finale sia tra luce e vino in parte, ma comunque a mio parere molto azzeccato. Peraltro la serie finisce, è una miniserie, ma pare vogliono fare una seconda stagione. Ora, è logico che se devono fare una seconda stagione non vanno a toccare i Crane. Io non voglio vedere la storia di queste persone che prosegue. Non mi interessa, è finita, è conclusa. Ma c'è un ma. Io non lo so che cosa proporranno, io non lo so se effettivamente faranno una seconda stagione, e in quel caso su cosa verterà. Ma a quel punto c'è spazio per un'altra stagione di Laus, che però, per quanto mi riguarda, se volessero fare una cosa sensata, dovrebbe essere un prequel. Mi parli della famiglia Hill. Cioè, nel corso della serie noi veniamo a conoscenza di alcuni personaggi, che erano quelli che abitavano la casa prima di Crane molti anni prima, e che sono rimasti intrappolati nella morte all'interno di Hill House. Benissimo. A quel punto raccontami la storia di quei personaggi, in modo che ti puoi anche un po' ricollegare, perché alcuni li abbiamo visti sotto forma di spettri. Per cui, se mi fai vedere come erano in vita, come pian piano sono tutti morti all'interno della casa a causa della casa, allora potrebbe essere anche interessante. Ma un seguito diretto, no. Un seguito diretto, sinceramente, non lo vedo neanche possibile e nemmeno sensato. Quindi, se dovessero farmi una sorta di prequel, beh, io allora sarei anche contento, sarei abbastanza interessato, perché comunque sarebbe un'altra storia all'interno di Laus con personaggi che abbiamo già visto. Allora sì, allora in quel caso
non mi dispiacerebbe. Per quanto riguarda la costruzione dei personaggi, credo che sia il punto forte della serie. La cosa bella è che la maggior parte dei personaggi sono degli stronzi, però capisci perché lo sono. Io è un personaggio profondissimo, ma che a me è stato sul cazzo praticamente sempre. Questa sua aria da badass, da oh io sono maledetto, voi non potete capirmi, mi faceva voglia di prenderla a sberle in faccia, ma è un personaggio estremamente affascinante. Anche il fatto che porti sempre i guanti perché lei è una sorta di sensitiva. Diciamo che la famiglia Crane era di attrattiva per la casa perché le femmine avevano tutte una sensibilità particolare per quanto riguarda il soprannaturale. La stessa madre a un certo punto è quella che viene colpita più fortemente dalle presenze perché è quella con il dono, la luccicanza, possiamo chiamarla così, non lo so, più potente tra tutti i membri della famiglia. Gli altri due più sensibili erano i gemelli, ma Nell più di Luke, perché essendo femmina, nella famiglia Crane per appunto le femmine avevano un dono più sviluppato. Quindi, e ce l'aveva un Luke, ce l'aveva di riflesso perché era il suo gemello, quindi aveva un legame empatico maggiore. Per cui, per quanto Tio mi sia stata sul cazzo, l'ho adorata perché era scritta per starti sul cazzo all'inizio, ma poi arrivare a comprendere perché è così schiva. Stessa cosa Cheryl, così perfettina, tutti posso, nessuno può sbagliare, ma lei sì. Cioè, quando viene rivelato, perché verso la fine, tipo, ognuno ha una, quando si trova nella casa, ha una sorta di esperienza mistica in cui rivive qualcosa del suo passato con una persona che all'improvviso diventa una delle presenze e rivela al Crane interessato la sua vera natura, in un certo senso. E quando si viene a sapere che lei ha tradito il marito e ha fatto finta di niente e si è incazzata, non appena visto lui che allungava le mani sulla sorella, che per l'amore del cielo era una cosa sicuramente sbagliata, ma si è capito che era stata una sorta di equivoco, perché in realtà era stata lei ad andare verso lui, ma perché lei non sentiva più nulla. Lei in quel momento non vedeva il marito di lei, ma vedeva una speranza, e non è una scusa, perché noi l'abbiamo vista mentre toccava la sorella morta iniziare a urlare, e il suo urlo era perché quel tocco le aveva assorbito la capacità di provare qualunque cosa, qualunque sentimento. Quindi questa cosa è molto interessante, perché ti fa capire quanto Shirley fosse una persona effettivamente distrutta. Cioè, era talmente ipocrita da accusare il marito per una cosa che era anche stata spiegata, ma quasi si dimenticava che lei stessa aveva fatto qualcosa di ben peggiore, perché un tradimento l'aveva addirittura consumato. Anche la questione di Steve è un egoista, ma perché? Perché ha sofferto molto quello che è successo a Hill House, perché gli altri si arrabbiano con lui perché lui ha scritto il libro, ma lui in realtà quegli avvenimenti uno non ci credeva e due non li ha neanche vissuti più di tanto, perché lui si è svegliato all'ultimo. Però il punto è che qua, cioè, a me piace la struttura che fa ping pong tra i piani temporali, passato, presente, passato, presente, passato, presente, fino a che a un certo punto tutto non torna. Alcune cose vengono riprese alla fine con un ping pong sempre più stretto. Quindi io adoro quando un regista, un sceneggiatore sa far bene questa cosa. È un espediente molto difficile da utilizzare, perché tutto deve tornare al dettaglio, e in The Haunting of Hill House tutto torna ben più che al dettaglio. Quindi sono rimasto piacevolmente colpito nel vedere che Flanagan è riuscito ad avere una storia molto forte in mente fin dall'inizio e l'ha sviluppata puntata dopo puntata in maniera estremamente affascinante. Io vi dico, a me un personaggio che mi è piaciuto un sacco è Luke. Luke con la sua battaglia contro la droga, che inizialmente non vuole vincere ma poi si impunta, e il fatto che lui si drogasse era per appunto dovuto, come ho già detto, a quello che era successo a Hill House. Nel momento in cui la parabola, tutto il cerchio riguardante Hill House si chiude, lui riesce a rimanere sobrio. Lo vediamo alla fine che festeggia 2 anni di sobrietà e 2 anni senza droghe. Stessa cosa a Steven, che torna con la moglie rimane incinta nonostante lui si fosse fatta la vasectomia, perché la vasectomia, se non erro, non è reversibile. Quindi erano tutti bloccati, le loro vite erano spezzate, non potevano proseguire per il semplice fatto che quello che era successo a Hill House non si era ancora concluso. Mi piace l'idea che il loro destino sia sempre stato quello di concludere una vicenda che, quando erano piccoli,
era rimasta in sospeso. Il padre sbagliava, perché il padre sbagliando ha cercato di proteggerli, ma in realtà ha solo rimandato l'inevitabile. Lui non poteva farci nulla. Poi il padre continua a vedere la madre, ma non si capisce effettivamente se sia una sorta di proiezione del suo inconscio o se lui realmente vede la moglie, perché alla fine la presenza della madre, della moglie, dice: ma quella non ero io, quello eri tu. Però in realtà in alcuni momenti sembra che sia effettivamente lei, quindi probabilmente è un misto delle due cose. Lui che aveva talmente bisogno di lei, e lei in un certo senso, magari senza accorgerne, ha fatto sì che lui la vedesse, ma in realtà poi quello che lei diceva e faceva era poi il suo subconscio che lavorava. Per cui questa cosa l'ho apprezzata molto. Mi piace anche il parallelismo tra il vecchio della famiglia Hill, che si era murato vivo e che grattava come se fossero topi che mordicchiavano i mattoni, e il povero padre di famiglia Crane, che per tutta la sua vita si era chiuso dietro un muro, ma metaforico. Aveva fatto la fine di quello stesso vecchio, ma non a livello fisico, a livello solo mentale e spirituale. Per cui la serie ha sicuramente dei difetti, perché non prendiamoci in giro, li ha. Forse in alcuni a tratti è troppo lenta, forse 10 puntate sono troppe, io ne avrei fatte 8. Secondo me la stessa identica storia si poteva raccontare con 2 puntate in meno, perché a un certo punto, dopo la puntata 6, allungano leggermente il brodo e si poteva tranquillamente evitare. Forse alcuni flashback si potevano allungare fin dall'inizio, perché man mano che si va avanti e i flashback diventano, che poi non sono flashback, io li chiamo flashback perché di fatto lo sarebbero, ma in realtà è semplicemente un altro piano temporale. Cioè, capito, sono due piani temporali che vanno di pari passo, perché è necessario che vadano in pari passo per capire che cosa è successo, perché noi solo alla fine capiamo effettivamente cosa è successo. Cioè, impazzita per via delle presenze, che ha iniziato a per l'appunto cercare di ammazzare i figli perché li voleva liberare e quant'altro. Non è che sia qualcosa di mai visto, ma il modo in cui l'ha raccontato è molto interessante. Peraltro la madre è interpretata da Carla Gugino, che secondo me, oltre a essere splendida, ha uno sguardo, due occhi che sono incantevoli, è anche veramente brava. Secondo me i due attori che si meritano una menzione speciale per la loro bravura di questa serie sono, senza ombra di dubbio, Timothy Hutton e Carla Gugino. I due genitori sono stati strepitosi. Ma anche il piccolo Elliot cresciuto è stato bravo, nessuno dice niente, però Hutton e la Gugino sono proprio oltre, sono veramente, veramente oltre. Quindi sono abbastanza contento di aver seguito questo consiglio, di aver visto Hill House, perché è una serie di gran livello, è emozionante. Il finale con per appunto il padre che va con loro nella stanza rossa, con madre e figlia nella stanza rossa, e loro con quella voce davanti di Steven che, la perdo, mentre ci penso, che per appunto racconta come sono andate le cose, e si chiude con quella che è una rielaborazione della frase originale del romanzo, che dice: se mai si fosse mosso qualcosa a Hill House, adesso non era più sola, perché Hill House ha iniziato a diventare popolata da persone che però non hanno intenzione di far male a nessuno, che hanno accettato il loro destino e sono lì dentro come presenze. La questione della stanza rossa è molto bella, tra le cose la stanza rossa, so che in Shining Red Room è scritto in maniera diversa, però l'idea era murder al contrario, però l'idea, tutti pensavano che Danny parlasse di una stanza rossa, invece era una parola unica, però questo dice Red Room, pensa a una stanza rossa, quindi la stanza rossa deriva da quello. E il fatto che la stanza rossa fosse sempre stata abitata da loro, ma cambiava forma, loro ci entravano senza accorgersene, quindi ognuno aveva un luogo preferito in quella casa, ma era sempre la stanza rossa che si camuffava, un po' come la stanza delle necessità di Harry Potter. E questa cosa viene anticipata un paio di puntate prima della rivelazione, quando per appunto dicono che la madre nel passato era nella stanza di lettura, e uno dei figli dice: ma qual è la stanza di lettura? Io non ho mai visto la stanza di lettura. Ognuno di loro era sempre dentro quella stanza rossa che assorbiva le loro energie. Quindi un concetto molto affascinante, così come affascinante l'idea che quella non, cioè tutti direbbero quella stanza è il cuore. Nel da fantasma, nell'ultima puntata, che sembra un po' interrotta proprio a livello di comunicazione, perché è un fantasma, non riesce bene a percepire i piani temporali, dice:
Questa stanza è sempre stato il cuore della casa, o meglio lo stomaco, perché ci digeriva lentamente. Quindi mi piace l'idea di Hill House che rimane un mistero. È un luogo malvagio? Non è un luogo malvagio. Che cos'è Hill House? Il fatto che non venga spiegato chiaramente, secondo me, è alla base del concetto stesso della serie. Noi non lo possiamo spiegare il soprannaturale. Lo stesso Steve, che fa quello di lavoro, esamina i casi di soprannaturale per scriverci dei libri, dice: io non credo nel soprannaturale, io credo nell'extranaturale, nell'oltranaturale. Cioè, per un cavernicolo, un fulmine era un evento soprannaturale, poi abbiamo scoperto cos'è. E nel corso della storia umana è sempre stato così, si attribuiva a fenomeni naturali un'accezione divina, perché non ce lo potevamo spiegare. Quindi probabilmente quello che noi chiamiamo soprannaturale, fantasma, eccetera, sono solo un'emanazione del naturale che però ancora noi non abbiamo compreso. Mi piace come concetto, è bello. E Hill House è un mistero anche per lo spettatore. È giusto che Flanagan non gli abbia dato una connotazione precisa, perché io nel finale ero confuso. Sembrava che non fosse più un luogo malvagio e cattivo, perché la concezione che abbiamo noi di bene e di male non è la stessa che ha Hill House. Questa cosa credo che sia molto importante da tenere a mente, perché ti rende il finale ancora più affascinante e forse meno stucchevole di quanto tanti invece lo hanno trovato. Per cui sì, ha dei difetti, non lo metto in dubbio, ma per quanto mi riguarda è uno dei prodotti migliori degli ultimi anni, nonché un horror con i controcoglioni. Altra cosa, forse le situazioni si ripetono un po' troppo. Ci sono un po' troppe volte momenti in cui qualcuno entra in una stanza, sente una presenza, si gira, vediamo delle inquadrature nel dettaglio molto lente che fanno aumentare la tensione, poi boom, jumpscare. Forse quel tipo di situazione si ripete un po' troppe volte, però capisco anche che realizzare una serie horror con questa tematica non sia facile senza ripetere ogni tanto qualche situazione, cioè è normale. Quindi questo è quello che pensavo circa The Haunting of Hill House. Se voi non sapete cosa ne pensate, fate pure spoiler, perché tanto la recensione stessa è tutto spoilerosa. Io vi abbraccio, grazie a tutti tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto bene. Noi ci vediamo al